E passiamo invece a quelle che sono le cattive notizie. Le cattive notizie naturalmente vengono dall'Italia, perché è in Italia che esiste al momento una specie di sacca di resistenza, di proibizionismo, e purtroppo è molto difficile riuscire a venirne fuori, non arriva quasi niente di quello che è il dibattito a livello mondiale sull'argomento. Una delle iniziative che erano state messe in piedi dai radicali, da noi radicali, recentemente purtroppo ha già conosciuto il fallimento, e parlo del referendum, un referendum che trattava della possibilità di depenalizzare quelli che sono i reati di lieve entità per quanto riguarda la droga, per quanto riguarda tutte le droghe, e il quesito era molto difficile da formulare, proprio perché la legge Fini-Giovanardi non è una vera e propria legge, è un decreto che è andato a inserirsi sulla precedente legge Rivolino-Vassalli, modificandolo in alcuni punti, per cui non è assolutamente facile con la formula del referendum abrogativo andare a tagliare in alcuni punti per riuscire a modificarla. D'altra parte, chiederne la totale abrogazione incorrerebbe sicuramente in un veto da parte della Corte Costituzionale per il famoso discorso del vuoto legislativo che si verrebbe a creare. Quindi questa ricerca, anche abbastanza difficile, è stata tutta l'operazione, va avanti da diverso tempo, da più di un anno, l'operazione di ideazione di un referendum sulla Fini-Giovanardi, e naturalmente una delle prime difficoltà appunto è stata quella di formulare un quesito. Alla fine è stato risolto appunto con questo quesito, che da una parte è minimale, però avrebbe dato comunque un segnale forte di volontà di cambiamento e poteva servire da incremento, da incentivo per il governo per decidere di affrontare questa questione. Una volta ritagliato il referendum appunto sulla depenalizzazione, io intendo sull'uscita dalle sanzioni penali di arresto e di carcerazione per i reati di lieve entità legati alle droghe, poi si è formato il comitato Cambiamo Noi, che ha proposto ed ha portato alla Corte di Cassazione 6 quesiti referendari, e fra questi naturalmente che hanno presentato questi quesiti c'ero anch'io, perché io e la presidente della mia associazione Sabrina Gasparini e io come segretario dell'associazione antiproibizionisti radicali abbiamo appunto presentato insieme agli altri 5 questo referendum, e purtroppo ci è arrivata ieri mattina, è arrivata la notizia dal garage dove stanno pulendo le firme, che questo referendum è fra quelli che sicuramente non saranno portati al voto degli elettori, e quindi un fallimento dal punto di vista della raccolta firme. È un peccato da una parte perché ci sono milioni di persone che sono interessate a questa tematica, ne troviamo traccia sui social network, ne troviamo traccia in rete, ne troviamo traccia in tante situazioni e in tante manifestazioni anche pubbliche, vediamo quanta gente attivi a Roma l'Emilio Maiuana March per esempio. E quindi è veramente un peccato che di tutti questi milioni di persone, di consumatori che esistono in Italia, non soltanto consumatori ma anche famiglie coinvolte dall'assurda persecuzione che c'è contro i semplici consumatori e contro i coltivatori, non se ne siano trovate 500.000 che siano venute a firmare questo referendum. Naturalmente poi ci sarà tutta una polemica che si svilupperà nel prossimo mese in vista del congresso di Radicali Italiani, perché al primo comitato che andiamo noi e poi si è innestato un secondo comitato con il referendum per la giustizia giusta, cosiddetti, dei quali 4 sembra che abbiano raggiunto le firme. Vedremo un po' se è vero, in che misura è vero, quale sarà anche la qualità e la correttezza delle firme che verranno inviate, come ci hanno promesso dal PDL di alcune regioni. Vedremo un po' insomma come andrà a finire, e questa polemica sicuramente andrà avanti, anche perché appunto fra un mese c'è il congresso di Radicali Italiani, e in questa occasione io, senza entrare troppo nella polemica specifica, nella quale avrò occasione ampiamente di entrare nel corso del comitato che credo ci sarà prima del congresso e nel corso appunto del congresso, senza entrarci, però vorrei ricordare che al momento Radicali Italiani, insieme all'associazione Luca Coscioni, va ricordato anche lei, e sono le uniche realtà della galassia che tengono dei congressi regolari, per cui sappiamo già che il congresso di Radicali Italiani sarà sicuramente nel primo periodo di novembre, come tutti gli anni regolarmente si è verificato, senza aver saltato assolutamente nessun passaggio statutario, e questo ha comunque il suo rilievo e la sua importanza, per cui sarà luogo di dibattito
su questo argomento, sarà poi luogo di dibattito anche su argomenti che come radicali italiani c'entrano in maniera relativa, purtroppo è quasi l'unico luogo di dibattito pubblico che ci rimane e quindi bisognerà accontentarsi ed usarlo al meglio possibile. Appunto, di questi 12 referendum sembra che ci sia una ragionevole certezza, sembra, perché naturalmente fino al 1 ottobre, giorno del deposito delle firme, o addirittura il 30 settembre, giorno del deposito delle firme, lunedì, non abbiamo la certezza della consegna e non abbiamo la certezza della validità delle firme fino a che la Corte non avrà poi attuato il suo controllo. Però pare che ci siano 4 referendum sulla giustizia, e cioè i 2 relativi alla responsabilità civile del giudice, quello relativo alla separazione delle carriere e quello relativo ai magistrati fuori ruolo, e sembra che questi 4 siano quasi certamente passati al quello che comunque è il vaglio adesso della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione. Poi gli altri 2 che facevano parte del pacchetto giustizia, che sono ergastolo e custodia cautelare, sono ancora incerti e ancora in forze. Per i 6 li cambiamo noi, non c'è più niente da fare ed l'iniziativa purtroppo è andata a cattivo fine. Sulle responsabilità e sulle colpe, appunto, si intesseranno una quantità di polemiche che poi verranno ampiamente agite, ribattute, e ci sarà modo di riparlarne. La notizia brutta, appunto, è che non c'è in vista, come iniziative in Italia, politiche su questo argomento. C'è in vista un'ulteriore raccolta firme per un referendum, sarà a cura del progetto FreeWid. Io ancora non ho visto il quesito referendario che FreeWid intende promuovere. Sono un gruppo molto attivo, molto numeroso. Per adesso quello che abbiamo visto è un'azione di informazione molto forte, sicuramente un'azione di informazione, di raccolta di persone e anche di autofinanziamento, e vediamo un po' se almeno loro, magari loro, riescono a portare al termine la raccolta firme e riusciranno a presentare un quesito referendario. Ci sono anche tante iniziative in Italia, purtroppo molto divise fra di loro. C'è tutta l'azione dell'ENCOD, che è l'associazione dei social cannabis club europei, che stanno mandando emissari in Italia per la formazione di cannabis social club qui in Italia. Un cannabis social club, naturalmente qui non si fa una questione di proprietà di marchio, ma è una realtà che viene gestita dall'ENCOD da una decina d'anni almeno, e anche di più, e ha dei regolamenti ben precisi, delle finalità e delle modalità di formazione e di poi azione ben precise. Al momento in Italia non esiste nessun cannabis social club formalmente, che si possa formalmente chiamare con questo nome, ma sono in discussione e formazione in diversi posti d'Italia. Non appena sorgeranno, sarò molto lieta di darvene notizia. E altri gruppi attivi naturalmente esistono, ricordo soltanto l'ASCIA, ma potrei ricordarne tantissimi altri, legati più o meno a realtà politiche oppure completamente slegati dalle realtà politiche, però al momento iniziative forti che possano in qualche maniera portare a dei risultati purtroppo non se ne vedono, e questo è, diciamo, l'aspetto, le cattive notizie che bisogna per forza dare.